ancora riparte il contropiede, 5-4-3-2, 1 ha chiuso la partita, termina così la vincita, vince 71-54, vince il Termo Carispe. E termina così questa partita che abbiamo visto lottare ambo le parti, un Termo Carispe che ha avuto sempre una buona lena, ha avuto anche dei momenti di negativi, ma è riuscito a resistere nel tempo del gioco. Abbiamo un risultato 71-54 e ci troviamo adesso alle interviste dei diretti interessati e dei coach della squadra. Partita è terminata, vediamo il coach della Termo Carispe, una partita amministrata bene con qualche momenti di imprecisione, molti tiri fuori, però insomma amministrata a livello, diciamo così, di tavolino. Sì, dobbiamo mettere a posto un po' di cose secondo me. Adesso abbiamo questa settimana per preparare meglio la partita contro Battipaglia. Abbiamo visto una Termo Carispe un po' sprecisa perché tanti palle uscite dal canestro, e se fosse stata una squadra più aggressiva sarebbero stati un po' di problemi. Certo, infatti dobbiamo mettere a posto qualcosina nella nostra troppa precipitazione nel fare le cose, dobbiamo stare un po' più tranquilli. E invece come resto o come l'ha vista? Come resto in che senso? Partita. Beh, partita che si è risolta nei primi due quarti, poi non siamo stati bravi noi a mantenere la concentrazione negli altri due. Invece l'Ancona secondo lei poteva far di più? Beh, sono stati sicuramente penalizzati dai falli della loro lunga, niente, quindi capisco i problemi che potevano avere. E prossima domenica siamo? Battipaglia. Allora oggi abbiamo recuperato due punti, ci troviamo come classifica punti? Siamo due punti dietro Ragusa, siamo al secondo posto. Bene, allora auguroni, in bocca al lupo, alla prossima. Crepi, grazie. Grazie al coach della Termo Carispe che così ci congeda da questa partita. Eccoci qua con il coach dell'Ancona, un Ancona che ha avuto molte occasioni però un po' spreciso. La Termo Carispe ha avuto momenti di lasso perché poteva essere più precisa. Insomma, un po' tutti e due avete avuto qualche momento di sprecisione. Ma guardi, per me la partita è stata condizionata al primo quarto da 7 falli a 1, 4 volte passi, la nostra americana fuori per 4 falli, cioè più di così, facendo il calcolo sono 11 possessi, questo scherzetto, noi siamo 11-9 per noi. Per il resto poi dopo fai sotto di 15 con una squadra del genere è molto difficile recuperare, ecco, ci abbiamo provato perché comunque siamo arrivati anche a 11, poi vabbè, la partita quella dopo si è decisa, secondo me si è decisa al primo quarto e mezzo con questi episodi che io trovo allucinanti, però forse ecco, questa è la mia valutazione ovviamente. Ma volendoli spiegare questi falli, ho visto che c'era un po' di tensione fra voi e l'arbitro, però non riuscivo a vedere, non ero tanto attento, stavo facendo ripresa, praticamente il possesso di questo fallo. Guarda, sui falli dovrebbe chiedere all'arbitro, nel senso che è stato fischiato in 7 minuti, è stato fischiato 3 falli all'americana, dopodiché all'ultimo fallo sulla sua protesta tecnico, cioè sono quindi 4 falli, dopo 7 minuti io devo giocare con una ragazzina del 94, comunque questa è la regola del gioco, l'accettiamo con rammarico perché per me noi eravamo partiti con la mentalità giusta venendo a giocare in un campo complicatissimo, per carità, per noi. Comunque anche la Carispe non è stata veramente precisa, ha sbagliato molto.
Sì, è stata un po' imprecisa, ma insomma credo pure che quando stai sopra di 15 può succedere anche mentalmente di abbassare un po' la concentrazione, ecco, penso. Però comunque è bastato, cioè da 18 sono arrivati a 11, poi però un lampo, un errore nostro difensivo, siamo rientrati da 11 a 14 e lì, siccome insomma, la partita si è finita. Decima giornata praticamente è andata male. E la prossima? La prossima noi giochiamo a Napoli contro la Saces, che è una squadra che ha 6 punti, almeno fino ad adesso c'era 6 punti, adesso non so stasera che ha fatto. È una partita per noi importante perché è una squadra come noi, con una diretta concorrente. Giochiamo a Napoli, che non è un campo facile, però ovviamente noi proveremo con tutte le nostre forze a vincere, perché quella è una partita che per noi conta per la nostra classifica, ecco, chiaramente. Auguroni, in bocca al lupo, alla prossima volta. Crepi, arrivederci. E ritorniamo su Pagani, così anche per avere un po' la sua opinione di quello che ha visto oggi. Può essere contento sì per la vittoria, però non penso che il gioco sia andato proprio lineare. Sì, non abbiamo sicuramente disputato una delle migliori partite. Abbiamo giocato bene i primi due quarti, quelli che erano sufficienti per mettere il risultato in ghiacciaia, e poi male. Non mi è piaciuto l'atteggiamento generale delle ragazze, insomma, qualcuna di più, qualcuna di meno. Sembravamo un po' stanche, un po' demotivate. Forse non credevano non pensavano che fosse più leggero questo confronto. Ma io credo che il confronto sia stato leggero, nel senso che non abbiamo mai avuto dubbi su come andasse la partita. Però se si vuole avere una mentalità vincente bisogna essere anche in questi casi più determinati, con un po' più di voglia di far bene. E stasera c'era qualcosa che non andava. Per esempio domenica, che eravate fuori casa, è stata proprio per pochi punti, cioè anche questo può influire. Proprio questi sono i momenti critici di una partita. Sì, domenica è stata una partita diversa, la squadra era molto più impegnativa e noi abbiamo non giocato una buona partita dal punto di vista del ritmo. Ci siamo adeguati al loro ritmo, che sono andati molto lentamente. Noi quello che sappiamo fare è correre tanto e fare tanto pressing. Domenica non è stato fatto niente di tutto ciò. Mi dicevi l'altro giorno, se dobbiamo vincere dobbiamo essere noi, perciò insomma formalmente formula di contentezza ci rimane lo stesso, e auguroni e in bocca al lupo. Grazie, insomma, come dicevo prima, poi il campionato è lungo e quindi ogni volta che porti a casa 2 punti va sempre bene, però c'è modo e modo di farli, c'è modo e modo di avere degli approcci alle gare di un certo tipo se si vuole arrivare in fondo, proprio in fondo. Domenica prossima siamo? Adesso ci aspettano 2 trasferte lunghissime e faticosissime a Battipaglia, una di seguito all'altra, e quindi siamo le 2 squadre di Battipaglia, le incontriamo prima una poi l'altra, sabato e sabato quell'altra. Quindi è dure perché sono squadre comunque rognose. Oggi una delle 2 ha battuto Chieti, che era prima in classifica, e quindi vuol dire che bisogna stare sempre con gli occhi molto aperti, attenti, e non distrarsi mai. Io dicevo in telecronaca che purtroppo non bisogna mettersi in sicurezza, ma non bisogna mai abbassare la guardia, perché i punti qua si fa presto a macinarli. Sì, è una questione di mentalità, bisogna trovare sempre il modo per dare il massimo anche in quelle partite che sembrerebbero non necessitare del massimo. Bisogna farlo perché è l'unico modo per poter vincere le gare poi che contano quelle dopo. Grazie Pagani, auguroni, in bocca al lupo, alla prossima. Grazie anche a voi, arrivederci, buonasera. E dopo aver sentito Pagani siamo con Willy, quello che tiene su il morale, quello che tiene su nell'evento il tifo di quello che è la grande Termocarispe. Oggi un Termocarispe che l'hai sostenuta in bel modo, in relax, perché ti vediamo sempre agitato. Come hai visto questa partita? Ah, è una partita che ha senso unico, non è mai stata in discussione. Poi piano piano la partita, ovviamente quando puoi prendere largo così si siede un pochino, quindi, però siamo contenti, siamo là in cima e ci va bene.
Una partita che francamente poteva anche andare meglio, ma per esempio il derby di due domeniche fa è stato veramente un derby eccezionale. Lì ti abbiamo visto scatenato e tempestoso, cioè ti sei divertito a portare alto l'onore della Termocaris. Bene, sai, quelle partite lì, anche se sei sopra di 30, sopra di 20, però le vivi in maniera diversa, c'è una cornice di pubblico diversa, tutto quanto così, lì diciamo che ci si può divertire e ci siamo divertiti, ovviamente. Abbiamo fatto il possibile per alliettare e rendere una domenica anche al pubblico festante, soddisfacente, e ci siamo riusciti, credo, dai. Però quando uno fa un tifo, per esempio, su squadre del solito rione, e diventa sempre un problema, no? Spezia qui, Spezia di là, e ci si trova un po' di confusione. Come lo vede un tifoso? Ma io ti dico, da me conoscono in tutta Italia, così, e sanno che Spezia dico io. Quindi è difficile che sbaglino a dirmi l'indirizzo, che sbaglino l'indirizzo, sanno dove vado a battere io. Allora, due domeniche di festa adesso, perché la Termocaris va fuori e poi speriamo bene. Poi si riparte con l'anno nuovo, tutto quanto così, ora è in progetto, ora entro la fine dell'anno magari noi abbiamo usanza di fare un paio di panigacciate, di cene magari con le ragazze, di modo da stare insieme, da unire il gruppo magari nostro così e con loro, tutto quanto, a loro fa piacere, anzi a volte sono loro che mi dicono di organizzarla, quindi a noi fa piacere così, e quindi poi nel 2012 speriamo di continuare questo trend positivo che stiamo andando avanti. Una cosa, vi ricordo l'11 dicembre io personalmente suono, quindi vi invito al Dial Merugero, no, al Dial Merugero dalle 21 c'è una serata benefica di musica rock, heavy metal, così tutto, un po' pesa così, però a scopo benefico, tutto l'ingresso andrà in beneficenza, partecipate numerosi. Ciao. Grazie Willy, allora auguroni a lunedì, all'11 dicembre. Sì, ovviamente, sempre Forza Spezia, quella che dico io. Ciao Willy, auguroni, chiudiamo così la serata.